Amici sportivi, buonasera. Siamo di nuovo online con il live del martedì alla vigilia per modo di dire, perché manca quasi una settimana in questo calendario un po' pazzo che ci propone ancora una volta una gara in un giorno particolare, in questo caso lunedì dell'Angelo, ma era stato così già per il turno che era stato giocato il giorno dopo il Natale, quindi per Santo Stefano, e poi giocheremo anche per il 1º maggio per non farci mancare proprio nulla. Quindi mancano ancora 6 giorni a un incontro fondamentale, probabilmente per il campionato dello Spezia, soprattutto se lo Spezia dovesse riuscire a ottenere i 3 punti, che gli darebbero un'ulteriore spinta in vista di quella che sarà poi la partita successiva, dopo appunto l'Ascoli, quella con il Lecco ancora al picco. Quindi sono 2 gare sicuramente da non fallire, però non saranno 2 gare facili, perché di facile in questo campionato abbiamo già visto non c'è nulla, e non c'è stato nulla da fare nemmeno per quanto riguarda lo 0-0 sul campo della Reggiana, nonostante lo Spezia meritasse ampiamente di tornare da Reggio con i 3 punti. Però possiamo dire che, visto i precedenti degli ultimi anni su quel campo, portiamoci via questo punto e ripartiamo appunto dalla gara con l'Ascoli. Vi presento subito i miei ospiti di questa sera. A partire da Nicolò Pazza, che ringraziamo. Buonasera Nicolò, ciao. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Federico Paralisi, non so se 1974 è l'anno della sua nascita, non credo, perché è molto No, più no, no, giovane. no, no, no. Perché oggi uno mi ha detto di scrivere Ultras 1974. Ah, ecco, però non ci stava Ultras, quindi. No, e allora ho scritto soltanto 1974. Ma tu ti ritieni un Ultras? No, no, io sai che ho E mille allora cosa squadre, continui vado a a vedere fare? mille Scusa, perché te l'ha detto là squadre. e ti dicevano di scriverci un'altra No, stupidata. ma sai Perché... che tra il Va bene, dai, 74 e dai, dai. 70, il 70, no, fammi chiudere. Tra il 74 e il 77 hanno fondato un sacco di ultras, Ma lo quindi. dici a me, che ero già in quegli No, anni, sono già infatti, vivo, appunto, ti dico, diciamo. lo sai Marco, bene, no? peraltro, forse è stato anche uno dei partecipanti, no, di quegli anni alla fondazione del gruppo Ultras, quindi insomma, Marco, dico bene? Qualche cosina abbiamo fatto così, Ora si dedica alle tartine, ma prima perché anche non ha lui. la memoria corta, probabilmente tanti se lo ricordano. Bene, Facevamo a le parte gli collette in via scherzi. Chiodo per andare alla domenica a vedere le partite. A parte gli scherzi, proprio colgo l'occasione proprio perché tu hai scritto questo 1974 per dire che ci sarà un importante avvenimento, visto che si capisce che sono i 50 anni, quindi gli Ultras festeggeranno più avanti questi 50 anni di carriera, diciamo così, come ci sarà anche un'altra importantissima cosa da festeggiare, logicamente, riguardo allo scudetto che è successo, diciamo, nel 1944, quindi 30 anni prima, quindi ci saranno i 50 degli Ultras e gli 80 dello scudetto. Quindi, insomma, abbiamo da festeggiare tanto quest'anno, speriamo di festeggiare con una salvezza. Nicolò, allora, abbiamo visto e ci siamo visti anche venerdì scorso, quando diciamo quelli disponibili per Mister D'Angelo, meno ovviamente i nazionali, hanno giocato questa amichevole con la squadra primavera al picco. C'era anche Marco Zanotti. Cosa possiamo dire? Quelle sono sempre partite un po' così, no? Per cercare di non farsi male, ecco, un po' al piccolo trotto, anche se tutto sommato è stata una bella giornata perché c'era anche tanta gente al picco. Sono sempre quelle cose, ecco, che uniscono un po' il tifo alla squadra, e speriamo che la squadra ne giovi anche dal punto di vista della carica per i prossimi impegni. Sì, assolutamente. L'amichevole ha un Allora è il tuo di microfono che cracchia stasera. C'è qualche problema? Sì, perché si sente male. Non hai altre soluzioni? Non so se sei poi aperta di scarico mano. con una delle due cuffie, non so. Aspetta, le provo un attimo a togliere.
Vabbè, intanto do un attimo la precedenza. Allora, Marco, dicevamo, queste partite lasciano il tempo che trovano, però abbiamo visto, diciamo, un po' tutti in campo, meno Rezza e Kudà, che sono ancora in via di recupero e che comunque non hanno partecipato a questa partita, e poi i nazionali, ovviamente, che non c'era. Sì. Io ho fatto delle interviste così, parlando con un po' di persone, soprattutto c'erano, la cosa bella è che c'erano tanti giovani, tante famiglie, tanti bambini, tanti ragazzini, che sono la parte sanissima, no, delle nuove tifoserie, quindi sono cose che fanno bene, sono cose che servono certamente, che comunque i giocatori sentono la vicinanza, perché insomma, al di là di tutto, sì, si giocava al picco, quindi campo aperto, eccetera, però c'erano più di 600 persone, e che non è un dettaglio. 600 ad un allenamento, comunque di giorno feriale, alle 3, non è che sono numeri da sottovalutare. Questo per quanto riguarda appunto l'impegno, ovviamente che era un impegno mettere in minutaggio soprattutto chi ha giocato meno, far mettere in evidenza qualche giovane della primavera, e qualcuno sicuramente l'abbiamo visto che ha fatto delle buone giocate, quindi in prospettiva c'è un bel settore allenato dal nostro amico Beppe. E poi, così per chiudere, se no mi ruba qualcuno la battuta, no, parte scherzi, spero che lunedì sia il lunedì di D'Angelo più che del lunedì dell'Angelo, quindi insomma che veramente ci metta di tutto, che sia una partita importante. L'abbiamo detto, lo Spezia doveva fare 10 punti nelle 4 partite che stiamo analizzando, 4 punti sono arrivati, il pareggio di Reggio formalmente è un punto, però dal punto di vista dell'atteggiamento e della prestazione credo che vale 3, perché lo Spezia ha giocato come deve giocare, adesso deve fare 6 punti in 2 partite, prendere o lasciare, insomma, perché sono partite che hanno 6 punti, soprattutto con la Colascoli, sono partite che valgono doppio, e quindi speriamo che veramente la squadra risponda anche con la voglia e soprattutto anche con la consapevolezza che il periodo magari brutto è finito, gli infortunati stanno rientrando, l'unico che ce l'avrà ancora per un po' è di serio, però insomma ci sono tanti giocatori e ci sono quei giocatori di grande esperienza e di grande personalità che fino ad oggi hanno dimostrato che vogliono far di tutto perché la categoria venga mantenuta. Ecco, speriamo che di aver ripristinato l'audio, Nicolò. Abbiamo sentito. Ho cambiato le impostazioni, dimmi te come mi senti. Gracchi ancora un po', però ormai è così, metterai a posto per la prossima volta. Più che parlare di questo, che insomma ne ha già un po' accennato Marco, e credo che l'argomento possa essere stato sviscerato, parliamo di quello che è successo oggi invece all'allenamento. Dando anche uno sguardo a quello che è stato il report dello Spezia appunto sull'allenamento odierno, perché andremo a parlare appunto del possibile rientro di qualche giocatore. Allora, diciamo che quello che interessa è che oggi ha proseguito nel proprio percorso di reinserimento in gruppo Rachid Kudà, che ha fatto una parte con i compagni e poi è andato in palestra. Rezza non era presente invece oggi e sarà presente da domani a Follo. Come sappiamo, ha fatto degli esami di approfondimento della sua situazione in Polonia, ma sembra che le cose siano volte al meglio per lui, quindi ce ne accorgeremo poi in questi giorni se sarà in gruppo con gli altri oppure se avrà ancora dei problemi. E prosegue invece anche la riatletizzazione di Wisniewski tra campo e palestra, insomma anche lui sta cercando di di prendere tono muscolare, che è quello che gli servirà, diciamo, per rientrare. Però ecco, i giocatori sui quali Nicolò noi facciamo affidamento in questo momento sono sicuramente i primi due, quindi Kudà e Rezza, che sono due giocatori che possono essere molto importanti
per questo ultimo periodo di campionato per lo Spezia. Assolutamente, salvo sorprese, dovrebbero essere in panchina entrambi per la partita di Pasquetta con l'Ascoli. Potrebbero anche fare qualche minuto, soprattutto Rezza, che è stato fermo tanto, ma è già rientrato qualche settimana fa ad allenarsi con i compagni. Poi giustamente anche i medici polacchi hanno voluto controllarlo più da vicino. Lui di fatto negli ultimi 3 anni è sempre stato nel giro della nazionale. Poi è vero che non era andato al mondiale, però è sempre stato in odore di convocazione, quindi anche i medici della nazionale hanno voluto testare le sue condizioni in vista dell'europeo di quest'estate. Detto ciò, è chiaro che il rientro di Rezza è molto importante per dare un'alternativa in più a Delia. Abbiamo visto venerdì nell'allenamento per la prima volta anche Jureskin, che di fatto ufficialmente non l'avevamo ancora visto in campo, e poi sarà importantissimo ritrovare Kuda, perché di fatto nella prima fase di stagione, quando lo Spezia faceva più fatica, il giocatore trainante era proprio Kuda. Adesso che lo Spezia è una squadra che gira sicuramente molto meglio e riesce a mettere in condizione i suoi centrocampisti, i suoi trequartisti, di calciare più in porta, di inserirsi con maggiore frequenza in arrivo, e un giocatore con le sue caratteristiche è sicuramente molto importante. È chiaro che in questo momento c'è grande concorrenza in quei ruoli lì. Adesso abbiamo visto anche Bandinelli giocare in quelle posizioni, però un giocatore come Kuda in questo Spezia è stato imprescindibile per mesi, e io credo che lo sarà anche per l'ultima fase di campionato. Lui manca dalla partita con il Pisa, per cui ormai sono passati 2 mesi, non vediamo l'ora di rivederlo in campo per questo periodo che è veramente uno dei più importanti degli ultimi. Si continua a sentirti male, ma pazienza, ci faremo l'abitudine stasera. Diremo meno male che te ne vai presto, così almeno non dobbiamo soffrire. Ma io lo sento bene, però. Vabbè, ma sei fortunato, perché io non lo so. Quindi per dire, No, ma te Federico lo senti bene? Mezzo e mezzo. Ah, ecco, ok, va bene. Allora, Marco okay. Bene, Federico mezzo e mezzo, Nicolò si sente bene perché parla lui, chiaramente si sente perfettamente. L'unico che non lo sente bene sono io. No, a parte gli scherzi, c'è un problema audio che comunque è sopportabile, nel senso che comunque si capisce quello sì, che il dice. Contenuto si capisce molto bene, però certo, magari... Federico, facci capire invece molto bene, visto che tu sei l'inviato, no? L'inviato al campo di allenamento. Facci capire molto bene che aria tirava oggi alla ripresa dei lavori a Follo. Tanta intensità, no? Ci hanno raccontato. Questo è quello che si è visto? Sì, molta. Molti falli anche tra giocatori, infatti tra di loro... si dicevano oh piano, perché si andava a 2000, si andava forte, ed Angelo a un certo punto alzava anche la voce, non gli piacevano determinate cose, le ha fatte ripetere, vedeva certi errori, si incazzava, e allora aumentavano ancora di più i ritmi e tra di loro la comunicazione ai giocatori. Ma io ti dico, vedevo una seduta di allenamento quanto la partita che hanno giocato al Mapei Stadium, cioè ha un'intensità dei ritmi che prima non sono mai andati. Sì che oggi erano nel secondo campo, quindi li vedevi proprio bene e non dovevi andare nei montetti o dovevi andare dall'altra parte. Non svegliamo le cose, che poi la gente si arrampica da tutte le parti anche quando gli allenamenti sono chiusi. Diciamo che avevate l'opportunità di essere sulla tribunetta del campo adiacente al campo principale e quindi vedevate bene. Non stiamo a raccontare tutte queste cose. Lo sa mezzo mondo, non è che... Sono anche lunedì, martedì e mercoledì non ci vai più, quindi no, ma a parte... No, ma lo sanno tutti dove si può andare. È una buona notizia questa dell'intensità, perché l'avevamo già vista a Reggio, recupero palla sugli avversari molto, molto spesso, molto più veloci sulle seconde palle, quindi se stiamo bene dal punto di vista agonistico e fisico,
è tanta manna, perché insomma è proprio questo il momento in cui si decidono i campionati, no? Quindi, visto che sì, un po' di difficoltà e di classifica ce l'abbiamo ancora, ahimè, sarà il caso appunto di giocare con questa intensità, che già è un buon viatico, poi è chiaro che c'è tutto il resto. Sì, andavano a mille, ti dico. Poi certo, D'Angelo non ci sono piaciute certe cose sulle tattiche, sui centrali, è ovvio. E allora poi, vabbè, e poi quando saranno a porte chiuse sarà lui che dovrà chiaramente analizzare meglio la situazione. Prenderà il bastone e li picchierà uno per uno. No, quello intanto ringraziamo Simone che ci dà dei ragazzi. Marco, ci dà dei ragazzi Simone, quindi mentre fa gli bene, altri, ha ragione, mentre gli ha altri ragione, sono ragazzi davvero, noi siamo un po' su con l'età. Vabbè, Marco è un po' più di me, onestamente, no, eccoci qua, siamo giovani dentro, come si suol dire, no? Io mi sento quindicenne assolutamente. Salutiamo anche il Facebook user come vi ho detto e come vi ho scritto anche questa sera su Facebook, sulla pagina Voglia di Spezia, perché appaia la vostra foto col vostro nome quando commentate sul gruppo Voglia di Spezia. Dovete prima registrarvi, diciamo, cliccare nel link che vi ho messo su StreamYard per registrare la vostra persona, diciamo, all'interno dei sistemi. È una cosa che succede nei gruppi, è una cosa, nei profili è un'altra, Facebook è tutto, cambia le regole ogni 5 minuti, quindi ci dobbiamo un po' adattare. Salutiamo invece l'americano, che peraltro oggi in questo periodo a casa sua ha tutti questi avvenimenti, no? Dall'Open di Miami per quanto riguarda il tennis, alla nazionale italiana, insomma, ha avuto l'opportunità di avere, anche se vabbè, noi parliamo di Florida in generale, poi magari lui è a 1000 chilometri da dove si svolgevano tutte queste belle cose, no? E detto questo, ci saluta, continua sulla farsa riga di Marco, vi dico, dopo la Pasqua risorgeremo, diciamo che dopo queste due battute avremo la necessità di chiudere la trasmissione, salutare tutti e dare l'appuntamento per martedì prossimo, quando parleremo diffusamente della partita con l'Ascoli. A proposito di partita con l'Ascoli, verso le 19:45 avremo anche l'opportunità di chiacchierare con il nostro amico e collega di Ascoli, Marco Amabili, che ci racconterà un po' la situazione in questo momento ad Ascoli. 240 biglietti già venduti nel settore ospiti, quindi si attende un bel numero di tifosi dell'Ascoli, e quindi speriamo e ci attendiamo un ottimo numero anche, Nicolò, da parte dei tifosi dello Spezia. È un giorno un po' particolare, però le previsioni, vi dico già da ora, che molto probabilmente non invoglieranno ad andare a fare piove, ho letto il barbecue, e quindi a questo punto quale casa migliore, diciamo, per tutti sarà. Peccato che la ferrovia non è ancora coperta, però pazienza, dai, un giubbottino e via. L'ombrello. Nicolò, è una giornata particolare, un po' la B quest'anno si sbizzarrisce da questo punto di vista, no? E noi ce le becchiamo tutte in casa, però per la maglia si fa anche questo, no? Sì. Adesso io non sento più niente, non so se anch'io, voi non ora sento più niente. No, ora non si sente più nulla. Nicolò, fai così. Prova a guardare la connessione. Secondo me magari è meglio. Scollega le cuffie e lavora solo col telefono, tanto ci sentiamo, sei vicino, quindi ti ridò la parola tra un minuto. Marco, è chiaro che Pasquetta, no? Ci potrebbe essere qualcuno che preferisce la famiglia perché se no la moglie si arrabbia, perché va via anche a Pasquetta, eccetera eccetera, però insomma mi pare che sia troppo importante questa partita, no? Ogni scusa è buona per poi criticare comunque, dai. Va bene, lascia perdere adesso le critiche. No, è la verità, cioè, qui non si do...
Ma non si dovrebbe neanche discutere sul fatto di chi tiene allo Spezia, attenzione, chi tiene allo Spezia, chi tiene a voler in tutti i costi, cioè in tutti i modi aiutare la squadra, la società, l'ambiente a tenere la categoria. Io credo che chi tiene a questo non dovrebbe parlare e venire allo stadio, basta. Questo è il mio punto di vista. Insomma, lunedì sono quelle partite da 10.000 spettatori, sono quelle partite che chi vuole bene allo Spezia non dovrebbe mancare. Sì, poi è festa, diciamo che vabbè, magari... ma poi alle 3, vedi, capisce, si gioca alle 3, alle 15, giusto? Un orario preciso, perfetto, diciamo, no? Perfetto, poi anche va, perché uno va un giorno e mezzo, alle 2 viene via, va... Ma sì, vabbè, dai, uno se vuol venire fa la mangiata con la famiglia, alle 2, 2 e mezzo viene al picco, dai. Cioè, poi ripeto, poi... nella migliore delle ipotesi sarà una giornata comunque ventosa, nuvolosa, e nella peggiore delle ipotesi invece sarà una giornata piovosa. A quello ci avviciniamo. Vabbè, ma oggi è martedì. Lo capiremo meglio. Anche oggi non va più, di qui a martedì magari cambia le previsioni, la settimana, no, voglio dire... No, non credo che cambino tanto, non perché credo. Un po' la linea però appunto dico, potrebbe essere sia la giornata nuvolosa e ventosa, quindi non certo di quelle proprio buone per andare a fare il picnic, oppure appunto piove, quindi insomma non penso che ci sia il sole. Niccolò, vediamo se ti ci sente meglio. Prova. Ci sarà un po' di eco che ho tolto tutto. Va bene, perfetto. Adesso sei perfetto, quindi va meglio di così. Ora si sente. Oh, ok. Dicevo appunto, partita, andiamo più nello specifico di questa gara, che chiaramente avrà una caratteristica un po' particolare, no? E penso che anche poi Federico oggi ci racconterà qualcosa di quello che magari il mister sta cercando di far capire alla squadra, no? L'Ascoli l'abbiamo visto all'andata, è una squadra che spesso e volentieri prova a giocare molto sulle seconde palle, è una squadra che magari non ha problema a buttare sulla palla, anche alta, che gioca fisicamente, mi viene in mente Bellucci dietro, che insomma è un po' il mastino di questa squadra. Ecco, dovremo far bene, quindi dal punto di vista fisico, e lì penso che la squadra, come ha detto già Federico, ci dovrebbe essere, ma dovremmo essere bravi anche a batterli dal punto di vista del gioco, quindi cercando di far sì che il nostro gioco invece sia dal punto di vista tecnico migliore del loro. Sì, assolutamente. Allora, l'Ascoli chiaramente non è la squadra più tecnica di questo campionato, lo sappiamo, però è una squadra molto scomoda contro cui giocare, una squadra con cui si fa fatica, si fa giocare male. Adesso ha cambiato allenatore, non c'è più Castori, che diciamo che in questo era un po' un maestro, no? Farti giocare male, però è una squadra che ha quelle caratteristiche lì, no? Una squadra che viene molto in pressing, ti lascia anche giocare perché non ha grande qualità in sviluppo dell'azione, però è una squadra che concede anche, per cui per lo Spezia sarà molto importante, rispetto alla partita di Reggio, ovviamente fare gol. Perché le occasioni io credo che ci saranno, perché l'Ascoli, ripeto, è una squadra che ti concede, e ti concede anche molto se la sai affrontare nella maniera giusta, e uno Spezia in versione come quello di Reggio Emilia con la Reggiana è uno Spezia che ha dimostrato di saper creare tante occasioni. È mancato il gol, è chiaro che in una partita di questa importanza il gol non dovrà mancare. Non dovrebbe mancare mai, però ragionevolmente non dovrà mancare neanche questa volta qui con l'Ascoli. Chiaro che giocando in casa, quello che dicevate voi, sarà molto importante. Chiaro che Pasquetta è un giorno di festa per tutti quanti, è un giorno dove non si lavora, dove la gente vuole rilassarsi, non sarà una bella giornata, quindi come non rilassarsi bene al picco e fare il tifo per la squadra in una partita veramente importantissima. Io credo che quella con l'Ascoli in questo momento sia la partita più importante della stagione, perché siamo in un momento in cui anche quelle davanti, parlo del Bari, parlo del Cosenza, sono veramente ad una manciata di punti, e puoi coinvolgerle anche in un discorso per la salvezza diretta. L'Ascoli ti ha raggiunto la scorsa settimana, 2 settimane fa, vincendo contro il Lecco, la Ternana ti ha superato di un punticino, quindi sono tutte lì, e mai come l'Udinese sarà importante vincere.
e quindi ci auguriamo tutti quanti che il buon periodo che abbiamo visto negli ultimi mesi a questa parte, negli ultimi due mesi a questa parte, possa portare a coronare, diciamo, la partita con una vittoria che è veramente fondamentale. Ti rubo ancora due minuti, poi ti lascio, Nicolò, e ti chiedo, visto anche quello che stiamo vedendo dal punto di vista offensivo, no? Nell'ultima gara abbiamo visto di nuovo, diciamo, Verde con Jagiello un pochino più offensivo e una punta sola. Se, diciamo, è ovvio che la mancanza di Serio ti leva uno che potrebbe essere, diciamo, un titolare più semplice da dire, perché anche perché ha fatto bene da quando è arrivato, insomma, delle tre partite, quattro partite che ha fatto benissimo, quindi non possiamo dire che non ci manca un giocatore così. Però ecco, la voglia un po' di rivalsa di Moro, o anche il più esperto vinto nel secondo tempo col suo tiro molto positivo, proprio giocando vicino a un'altra punta, vicino a Falcinelli. Quindi tu come partiresti? Diciamo, partiresti già con una situazione di questo tipo, o Pio con Falcinelli o Moro con Falcinelli, oppure all'inizio, diciamo, preferisci ripercorrere il doppio trequartista con una punta sola, per poi vedere come si mette la partita? Guarda, io penso che in questo momento il 2-1, ovvero i due trequartisti e l'unica punta Falcinelli, sia il modulo con cui lo Spezia si esprime meglio. È chiaro che avendo un giocatore come Di Serio a disposizione, purtroppo non sarà il caso di questa partita, neanche della prossima, potrebbero cambiare le cose, perché Falcinelli è un grande attaccante associativo, perché Falcinelli sta bene con tutti, sta bene con i due trequartisti, sta bene con un'altra punta al suo fianco, sta bene con una seconda punta facendo lui la prima punta, è un attaccante che si associa bene con tutti i compagni di reparto. Però in questo momento, visto che Pio tornerà domani dalla nazionale, Moro non è proprio nel suo momento migliore, io credo che sfruttare la buona vena di Jagiello, Verde, che ovviamente è imprescindibile, ma anche un giocatore come Bandinelli, che non sta cercando di tornare quel giocatore che abbiamo conosciuto ad Empoli, potrebbe essere più interessante per l'approccio della partita. Poi è chiaro che nel secondo tempo, dicevi bene tu, Pio è entrato molto bene con il Sutirol, un po' meno bene con la Reggiana, ma diciamo che è una partita diversa, però è un giocatore che ha dimostrato che anche a partita in corso può essere importante, magari in zona gol, dove magari sta un po' difettando, anche come rifinitore, perché ricordiamo l'assist di testa per guadagnarsi il rigore con il Cittadella, e tante altre giocate che ha fatto subentrando bene in campo, per cui può essere un'opzione a partita in corso. Io credo che in questo momento anche nella testa di D'Angelo ci sia più questa intenzione di proseguire con i due trequartisti e l'unica punta che ha Falcinelli, che speriamo possa presto sbloccarsi. L'abbiamo visto con la primavera segnare due gol e fare anche due assist, quindi ci auguriamo che possa essere decisivo anche in una partita ufficiale, una partita via. Grazie Nicolò, e alla prossima tua partecipazione. Per adesso ti ringraziamo perché hai un impegno, quindi ti lasciamo andare. Ciao e ci vediamo. Vi saluto, ciao, buona serata. Buon proseguimento. Alla buona serata. Ciao Nicolò. E ecco, Federico, si parlava però di Moro, no? Oggi l'hai visto bene, no? Mi dicevi. Sì. Oggi lottava. Diciamo, mi verrebbe da dire chi è che non lottava oggi, però te ne dico tre o quattro che proprio hanno avuto, secondo me, una fame cane. Jagiello, Moro, Jureskin, che si vuole far vedere, vuol mostrare le sue potenzialità e secondo me è un bel giocatore. E poi Corradini, che secondo me è un giocatore che io lo penso da sempre, quando andrà via dalla Spezia diventerà un grande giocatore, perché vedendolo dal vivo, a parere mio, non ho dati di fatto perché in campo purtroppo tutti, ma non l'abbiamo ancora visto proprio bene, sta giocando, ha fatto una partita col Sassuolo in Coppa Italia con Massimiliano Levi,
però secondo me è un giocatore che ha delle qualità importanti. E poi per il resto c'è un po' di mancanze caratteriali, non so perché mi viene da dire questo, perché ne parla bene Aquilani che l'ha avuto l'anno scorso, ne parlava bene Alvini, ne parla bene tutto sommato anche D'Angelo, però non lo vediamo mai. Mi viene in mente, che ne so, a Cittadella, che invece di giocare lui davanti alla difesa ha giocato Pietra. Cioè, non che Pietra non sia bravo, ci mancherebbe, però magari è più una mezzala, no? Però sì, non diciamo ha giocato nemmeno in quella partita lì. Sì, quindi vuol dire che è un giocatore che deve dare qualcosa in più, forse dal punto di vista caratteriale, non lo so. Poi tu mi dici infatti, che oggi l'hai visto benissimo. Infatti vedi, no, si nota anche quando si può andare anche a vedere gli allenamenti, dove non è che si fa molta tattica, perché poi oggi non è che hanno fatto molta tattica, per dirti, no? Però si nota proprio D'Angelo che ha dato un segnale forte quando è venuto a Spezia, perché ha fatto fuori determinati giocatori prima di gennaio che dicevano non volete giocare al 100%, li accompagniamo alla porta. Comunque si sta vedendo un po' la rivoluzione di gennaio, si sta vedendo anche ora in allenamento che chi va piano lui non li coinvolge col gruppo al 100%, perché si vede proprio che lui vuole un gruppo che cioè, ma anche oggi allora. Giusto. Ti faccio questo esempio qua. Cassata si è fatto male praticamente in un contrasto, così ha smadonnato perché praticamente gli ha detto entra piano, eccetera. No, ma perché sono che cose reali da dire, no? Entra piano, sono i classici scontri in allenamento, dai. Però l'allenatore non ha detto ragazzi piano, ha detto tirati su e batti la punizione. Questo, sai cosa vuol dire? Vuol dire che lui era già concentrato su chi doveva tirare la punizione, cioè lui non ne frega niente se ti fai male in allenamento, quello e quello, cioè, hai capito? Cioè io lo vedo anche dalle battute che fa, da come fa. Ma deve essere così. Mi sembra un po', sai chi caratterialmente? Vincenzo Italiano. Non ti dico tatticamente, caratterialmente uno come Vincenzo Italiano, uno diretto, che ti dice le cose in faccia. Su questo sono d'accordo con te. Intanto stavo dando un'occhiata anche all'Italia Under 21, che è passata in vantaggio con la Turchia. Per ora non abbiamo ancora visto più Esposito in campo. Vediamo se il mister poi dopo lo farà giocare nel finale di gara, come è già successo nella scorsa partita. Marco, parlavamo, no, della possibile tattica per la prossima gara. C'è questa necessità ovviamente di avere più presenza in area di rigore, perché abbiamo visto anche con la Reggiana siamo riusciti ad andare più volte alla conclusione quando siamo riusciti ad essere tanti in area di rigore, no? E questi inserimenti di Cassata, che può candidarsi, visto che Rezza tornerà domani ma molto probabilmente non partirà. Mi sa che è squalificato Cassata. No, può candidarsi fino a che Rezza non starà bene. Lasciatemi parlare, poi lo so che non c'è Colascoli. Ho detto, finché Rezza non starà bene, poi io non lo so, speriamo che stia bene da subito, ci mancherebbe, perché il suo apporto sarà molto importante, però anche per la partita successiva con Lecco, no? Poi adesso andremo a parlare delle possibili variazioni proprio sugli esterni in questa partita. A quel punto potrebbe esserci riportato Matteo in questa partita, vediamo, insomma, è quello adesso magari ne discutiamo un attimo. Dicevo, Cassata, forse per la prima volta, perché a sinistra si era trovato due o tre volte non benissimo, devo essere sincero, forse per la prima volta a destra mi è sembrato veramente un giocatore che sfruttasse quello che poi è il ruolo di esterno di centrocampo, cioè attenzione difensiva ma anche propositivo davanti, ed è stato pericoloso più volte anche in area di rigore avversaria, perché ha fatto anche assist importanti. Insomma, è stato sicuramente uno dei migliori in campo. Peccato poi per l'ammunizione presa scioccamente, però è stato sicuramente forse il migliore di tutti per larga parte del match. Non so se sei d'accordo, Marco, e visto che siamo in argomento, chi ci metteresti invece con l'Ascoli, visto che lui mancherà per squalifica?
Ma dunque, sul fatto di Cassata, io è un po' che lo dico che è un giocatore che, come al solito, qui è beccato dal pubblico, perché... Ma fino a un certo punto, dai, insomma, dai, è un giocatore da piccolo, perché, un giocatore perché si è guadagnato il rigore vincente dell'ultima gara. No, ma io non sto parlando del pubblico, non sto parlando di Cassata. Cassata è un giocatore che io farei giocare sempre, è inamovibile in un centrocampo come quello dello Spezia. Infatti è un giocatore che ti ha fatto vincere la partita col Bari, perché è andato a prendere quella palla, eccetera. Quindi è un giocatore che poi dà quantità, ha qualità, è un giocatore cattivo agonisticamente parlando, è un giocatore di carattere, è un giocatore che trascina la squadra e si vede che ci tiene. E quindi è un'assenza pesante sicuramente. Io credo che le scelte non è che poi siano tantissime. Potrebbe avanzare Mattieu e mettere Elia dall'altra parte nel caso che non ci sia Reca, e potrebbe lanciare dal primo minuto Bandinelli, fermo restando che Esposito veramente dalla partita, oppure potrebbe optare appunto con l'alberello di Natale, con i due trequartisti Iagello e Verde, con Falcinelli. Ma avere due trequartisti come Iagello e Verde, che comunque hanno dimostrato più volte che se la accompagna la soluzione, o dell'inserimento Iagello oppure del tiro da lontano di Verde, sono situazioni che possono tornare comodi, soprattutto contro una squadra che certamente sarà difficile da affrontare, sarà una squadra che cercherà di perdere tempo, di buttare la palla lontano, di farti giocare male, perché anche loro ovviamente devono tentare, ma soprattutto l'obiettivo primario, credo, dal momento che si parte da 0-0, sia quello di non perdere. Poi le soluzioni ci sono, insomma, voglio dire, io credo che partirà così, credo che sarà una partita... come sempre ultimamente con l'Ascoli, ne abbiamo tante ambolesche, con tanti gol, soprattutto partite maschie, soprattutto dove l'apporto del pubblico diventerà determinante. La squadra riuscirà a trascinare, a farsi accompagnare dal pubblico, credo che sarà un vantaggio di 1-0. Io parlo dal punto di vista climatico, del clima che si potrà respirare in campo, certo. E quindi è determinante l'apporto del pubblico proprio in queste partite. Un piccolo funziona in prestazioni degli avversari, in qualche modo anche la direzione della partita, perché comunque è umano che un ambiente caldo, un ambiente gestito in un certo modo ti può certamente aiutare. Il picco, da questo punto di vista, quando è servito e quando serve, c'è. Ecco perché occorre anche in una giornata festiva, visto che comunque estremamente importante. Io, cioè, leggevo anche prima dei commenti, mentre appunto Federico, anche gli stessi giocatori parlano di due partite da 6 punti, cioè queste due partite per lo Spezia sono determinanti. Se arrivano i 6 punti, considerando le altre gare che ci sono, gli incroci eccetera, partite testa a coda, fra 6 punti, facendo 6 punti, quindi potrebbe fra 10 giorni, 15 giorni essere una classifica sicuramente molto buona. Questo è chiaro che poi vanno fatti in campo, e quindi questa energia positiva, questa voglia deve essere trasmessa dal pubblico ai giocatori, dai giocatori al pubblico, e soprattutto chi va in campo deve essere più bravo del rispettivo avversario, perché le partite, è vero che si giocano 11 contro 11, ma è anche vero che poi sono i duelli individuali che fanno la differenza. Facevate l'esempio di Cassata col Bari, è andata a prendere una palla persa e da lì è venuto il gol della vittoria. Quindi ci vogliono giocatori che entrano in campo sapendo che devono fare un po' in più dell'avversario che passa dalle loro parti. Queste sono partite che si vincono così. Penso che sarà nell'idea di qualsiasi giocatore che scenderà in campo il 1° aprile, perché
deve essere così d'ora in poi, e penso che la gente poi sta capendo, e spero che capirà, che non si può criticare al primo passaggio sbagliato, ma sono partite queste dove, quando sbagli il passaggio, devi essere incitato ancora di più. Credo e spero che anche la gente del picco, soprattutto i distinti, che sono un po' il settore in cui c'è un po' più di mugugno, spero che si adatterà a questo tipo di discorso, al di là del fatto che poi si può dire che se uno paga il biglietto può dire quello che vuole, ma insomma non siamo più nel periodo in cui si poteva dire tutto quello che si voleva senza problemi. Adesso diventano decisive le partite, quindi bisogna solo incitare la squadra. Poi ai mugugni, ai discorsi, ci penseremo più avanti. Volevo rispondere, intanto abbiamo visto, no, il messaggio anche di Fuori di Spezia, di Max, insomma, sull'importanza del picco, pochi discorsi e poche musse, tutti al picco. Poi vabbè, questo adesso non so, che poi dopo guarderò chi ce l'ha mandato, perché non c'è il suo nome. Comunque serve un po' di più di concretezza in area, certamente tutto. Rispondiamo a Cinzia, che ci dice: Varezza non aveva un virus intestinale ed era pronto. Lode a Cassata, ha sempre sostenuto in campo anche Zoppo. Allora, Rezza, il discorso di Rezza era che poteva essere convocato nella partita col Sudtirolo, ma gli è venuto il virus intestinale, ok? Poi, e quindi lì sicuramente non poteva essere presente. Poi, nella settimana successiva, durante gli allenamenti, lui forza sempre tantissimo, perché non è uno che si risparmia. Ha fatto 2000 all'ora, andava 2000 all'ora. Sempre 200 all'ora. Quindi l'hanno visto troppo carico, e poi, datosi che questi infortuni sono molto pericolosi perché possono avere delle ricadute, soprattutto quando ci sono i tendini in mezzo, eccetera, eccetera, hanno avuto, secondo me giustamente, la prudenza di dire: ok, c'è la sosta adesso, non lo forziamo con la Reggiana, perché se lo mettiamo in campo 20 minuti, questo va a 20 minuti e 200 all'ora, quindi evitiamo di portarlo, perché così non c'è nemmeno il dubbio di dire lo metto o non lo metto. E poi, anche per corroborare proprio il discorso precisamente, anche con il discorso nazionale, perché è sicuramente un giocatore che ha tenuto in considerazione dalla nazionale polacca, l'approfondimento che è stato fatto in questi giorni, quando lui è tornato appunto in Polonia, determinati esami che hanno voluto fargli loro per essere sicuri al 100% che il ragazzo avesse recuperato al meglio. Lo Spezia ci dà informazioni positive da questo punto di vista, logicamente lo vedremo domani dagli allenamenti, però è un giocatore estremamente delicato, come sappiamo tutti, quindi non penso che sia il caso di farci polemiche sopra. Non ce l'ho con te, eh? Cioè, io dico in generale, ho cercato di spiegare quella che era la situazione. Quindi lui è pronto, era pronto anche prima, ma c'è molta prudenza nei suoi confronti in questo momento. E Federico, che va a vedere gli allenamenti, che fosse pronto, sì, ce lo può dire, perché l'ha visto andare 200 all'ora. Sì, no, ma infatti lui, io lo dicevo anche con Giorgio dal cielo, che lo saluto anche perché ci sta vedendo. Dicevo: Marezza, cavolo, è già pronto per giocare, è già pronto per giocare con la Reggiana. E ci siamo stupiti, perché cioè, faceva io buono la fascia, crossava e 200 orari, sembrava un treno. Cioè, e quindi alla fine dicevamo: ma se sto qua gioca così, fa la differenza in Serie B. Poi però non si è concretizzata questa, certo, cosa. Ne abbiamo spiegato, infatti Cinzia precisa che non era polemica la sua. Intanto volevo dire una cosa, perché stavo vedendo, ha fatto gol Krollis nella Lettonia. Cioè, stai vedendo la partita, no? E io sai che vedo sempre quelle partite. Le antenne dovresti avere per riuscire a vedere la Lettonia in questo momento. Dov'è che a me divertono vedere proprio quelle partite lì, non quelle partite più belle, le partite proprio dove non. Stare attento a quello che diciamo noi, stai vedendo la Lettonia. Ma anche se facesse 50 gol la Spezia è bruciato, perché ne bon, dai, lascia perdere. Volevo tornare da questo punto di vista, in attesa che intanto c'è un'altra precisazione, ma precisiamo ancora noi, ancora una volta, ve l'ho scritto anche sul gruppo Voglia di Spezia, e questo è Bruno che ci scrive questo commento,
Bruno, devi andare a registrarti, cliccare sul link che ho messo e registrare la tua faccina su StreamYard, di modo che poi possiamo vederti che sei te a scrivere questo commento. Non è vero che viene beccato sempre dal pubblico, parlo di cassate indispensabili in questo momento, spera che venga sostituito degnamente per affiancare Esposito e Nogi per creare un centrocampo competitivo. Ma io più che il discorso affiancamento, direi che se il centrocampo gioca a 4 come sempre, però chi lo sa che questa volta il mister non decida di giocare a 4 in difesa, come invece fece con il Cittadella, solo per fare un esempio, perché a quel punto non avrebbe la necessità assoluta di far giocare un esterno di centrocampo, ma potrebbe mettere davanti potrebbe mettere addirittura anche più giocatori offensivi se la partita porta a questo. Non lo so se sarà così, molto probabilmente partirà sempre. Qualcosa facevano intravedere oggi, qualcosa, però non mi va di dire. No, non lo diciamo, anche perché ci sono orecchie indiscrete che ci stanno per ascoltare, a parte gli scherzi. Diamo subito il saluto a Marco, al collega Marco Amabili di Piceno Time. Stavamo per parlare di alcune tattiche dello Spezia, ma ho detto silenzio perché Marco poi le riporta, quindi non facciamo sentire niente, non facciamo capire niente, come se nel calcio moderno di adesso non si sapesse tutto di tutte le squadre. Droni a 1000 metri con le fotocamere, telecamere che inquadrano. No, a parte gli scherzi, benvenuto e un saluto da Spezia. Ciao Enrico, un saluto ai tuoi ospiti. Allora, niente, so che hai pochi minuti da dedicarci, ma volevamo sentire anche un po' la tua voce, perché insomma questo Ascoli che ci ha riraggiunto di nuovo in classifica, no? in questa bagarre che si è creata lì in fondo, tutti vicini, no? Quindi un po' tutti intravedono la chance anche di lasciarla questa zona retrocessione, anche perché a 8 domeniche dalla fine può succedere veramente di tutto, ci sono ancora tanti punti a disposizione, ci sono squadre magari che sembrano più in difficoltà anche sopra alla nostra posizione. Facci un po' il punto di quello che è il pensiero in questo momento ad Ascoli su questo finale di campionato dell'Ascoli. C'è sicuramente un po' di timore, perché la classifica è sempre stata brutta, però la vittoria interna con il Lecco prima della sosta ha ridato rinnovata fiducia e anche un pizzico di entusiasmo. C'è stato l'arrivo in panchina del nuovo allenatore Massimo Carrera, che ha sostituito Fabrizio Castori, e sono arrivati 3 punti, che era l'unica cosa che contava contro un Lecco in evidente difficoltà. La squadra di Aglietti oramai sembra aver tirato i remi in barca, però nulla è banale in Serie B, e aver vinto anche con un punteggio piuttosto largo è stato corroborante. Ora però bisognerà confermarsi su un campo storicamente difficile per l'Ascoli come il picco di La Spezia, una partita che non si può sbagliare, lo sanno i ragazzi, lo sa mister Carrera, lo sa la società, lo sa anche i tifosi, che sicuramente seguiranno in massa l'Ascoli al picco. È uno scontro diretto che può aprire tanti scenari, Enrico, perché in casa Ascoli, considerando anche che siamo in svantaggio con lo Spezia negli scontri diretti, un pareggio diciamo che lascerebbe le cose così come stanno, poi bisognerebbe guardare gli altri risultati, ma un'eventuale sconfitta al picco potrebbe rivelarsi drammatica, anche perché poi nel turno successivo l'Ascoli avrà in casa il Venezia, mentre lo Spezia avrà il Lecco, e il Lecco visto al De Duca davvero sembra una squadra completamente al disarmo. Quindi tanta attenzione, tanta preparazione. Oggi la squadra ha ripreso ad allenarsi stamattina al Picchio Village, e vedremo quelle che saranno le scelte di mister Carrera. Non c'è il nazionale Duris, che proprio in questo momento sta giocando in Norvegia con la Slovacchia titolare, sta perdendo 1-0, tornerà nel capoluogo piceno ad allenarsi, tornerà domani, ma gli allenamenti per lui riprenderanno giovedì. E vedremo quelle che saranno anche le scelte in attacco. Il modulo è rimasto più o meno lo stesso dell'era Castori, il 3-5-2. Ecco, diciamo dal punto di vista delle assenze, insomma dal punto di vista medico, come sta la squadra? Male.
La squadra sta male, Enrico, perché ci sono assenze pesanti. Pedro Mendes, che è il capocannoniere stagionale dell'Ascoli con 11 reti, ha chiuso la stagione. Pochi giorni fa si è operato a Barcellona al tendine del retto femorale, quindi per lui stagione per lui, finita. Anche Eric Botteghin, l'esperto difensore centrale brasiliano, non ci sarà per un problema al polpaccio. Per squalifica mancherà Marcello Fazzerano, che è un elemento molto utile a destra nel 3-5-2, e poi ci sono i lungo degenti Bogdan, Kraja e anche Gagliolo, che da quando è arrivato a gennaio ha giocato solamente qualche minuto a Como, poi anche lui ha avuto un serio problema al polpaccio e non ci sarà. Quindi le assenze ci sono, bisogna fare di necessità virtù. Si spera che Nestorowski, che è l'elemento di più esperienza e qualità in attacco, possa aumentare la sua condizione. Nell'ultimo match con il Lecco è entrato nel secondo tempo, vedremo se Carrera lo rischierà dal primo minuto, o lui o Duris in attacco insieme allo spagnolo Rodriguez. Ecco, l'ultima domanda che ti volevo fare è sul possibile atteggiamento, no, che Carrera avrà, magari già intuito. Io l'ho vista la partita che avete fatto, l'ultima partita con Lecco, devo essere sincero, troppo facilmente l'Eco ha concesso, no? Il primo rigore non si fa nemmeno quasi negli amatori, quindi mi è sembrata un po' una cosa, anche se, ripeto, l'Eco comunque aveva perso all'ultimo minuto col Südtirol, quindi non è che stia magari sbragando del tutto, però insomma mi è sembrato un po' troppo leggera, soprattutto in difesa la squadra. Loro mi sono sembrati troppo leggeri, però ecco, dico io, abbiamo visto quindi l'Ascoli di Carrera versione casalinga. Come te lo aspetti fuori casa? Una squadra che badi prima di tutto a non prenderle, o proprio perché queste sono gare che vanno giocate, vedremo un Ascoli anche che provi a proporre qualcosa in fase offensiva? Sicuramente sarà un atteggiamento diverso rispetto a quello che era di Fabrizio Castori, che ben si conosce. Hai detto bene tu, la partita con l'Ecco secondo me lascia il tempo che trova, perché le ingenuità difensive dell'Ecco non sono da Serie B. Abbiamo visto degli errori davvero molto gravi, e al picco sarà tutta un'altra storia, e questo lo sa bene sia mister Carrera che tutta la squadra. La differenza non è nel modulo, perché 3-5-2 era e 3-5-2 è rimasto, è nell'atteggiamento tattico, ovvero Carrera prova un po' di più, non molto di più, ma un po' di più a giocare palla a terra, mentre con Castori c'era una forte aggressione in fase di non possesso, sui portatori avversari, e poi invece quando aveva il pallone lancio lungo e stop. Mentre con Carrera abbiamo visto un po' più di palleggio, nulla a che vedere col tiki-taka, però si prova a ripartire da dietro, qualche scambio tra i centrali, qualche verticalizzazione bassa, allargare il gioco sugli esterni. Questo con Castori non si vedeva, si puntava solamente ad aggredire, al recupero palla e andare dritti verso la porta, oppure col lancio lungo spesso del portiere. Quindi sicuramente giocherà un pochino di più palla a terra, ma l'Ascoli non potrà andare alla Spezia e fare le cosiddette barricate per puntare al pareggio, perché il pareggio, considerando anche lo scontro diretto dell'andata, non so fino a che punto, e visto anche il calendario, possa servire all'Ascoli. Sicuramente meglio pareggiare che perdere, però l'Ascoli se la deve giocare, perché ci sono 8 partite, il campionato comunque sta arrivando alla conclusione e ogni occasione va colta. E è un campo difficile, perché in Serie B, come saprai Enrico, l'Ascoli non ha mai vinto al picco, e anche contro le squadre di D'Angelo l'Ascoli in trasferta non ha mai vinto, però le statistiche sono fatte per essere infrante. Però non credo che ci vinse l'Ascoli al picco, che farà un campionato. Lui parlava di Serie B. Ah, in Serie B. In Serie B non ci sono vittorie dell'Ascoli al picco. No, l'abbiamo visto vincere, ma in Serie C sì, ha vinto. In Serie C l'avevo vinto. Ecco Marco, quanti tifosi dovrebbero essere presenti? Oggi abbiamo visto 240. Sì, io credo che possiamo arrivare, essendo anche Pasquetta, Enrico, 700-800, perché anche qui i sostenitori sanno che è un passaggio cruciale, quindi certo, si stringeranno attorno alla squadra, approfittando anche del giorno di festa, si gioca alle 3 del pomeriggio. Io credo che ci sarà un bel numero di tifosi bianconeri, e anche gli ultras si stanno organizzando, pullman, macchine. È arrivato il momento fondamentale della stagione e il popolo del Picchio risponde presente. Certamente,
Ti ringrazio come al solito della tua gentilezza e noi ci aggiorniamo in settimana, ovviamente. Torno per a vedere riguarda... Norvegia-Slovacchia. Buon lavoro e buon proseguimento. Ci vediamo questi giorni, Enrico. Ciao. Ciao. Bene, salutiamo quindi Marco Amabili che ci avrebbe voluto salutare anch'io, ragazzi. Questa sera, Marco, l'ultima postilla sì. da parte tua su questa gara. No? Abbiamo sentito che Carrera, no? Almeno Non è che è cambiato carta. Molto, è stato onestissimo il collega. Ma io credo che con l'eco è una cosa, però non abbiamo visto il Carrera versione fuori casa, diciamo, offensiva, versione esterna. Sicuramente con Castori e l'Ascoli sapevamo come giocava, così magari tenterà Maraggio e lanci lunghi. Adesso non lo so, certo Castori ci ha vinto anche un campionato di B e ha fatto anche la Serie A con quel sistema di gioco lì, quindi non è che possiamo prendere una partita questa è una partita, l'ha detto anche il collega, ma l'abbiamo detto anche noi all'inizio, questa è una partita che vale 6 punti per tutta una serie di motivi. Hai il vantaggio di giocarla in casa, perché se a ruoli invertiti, cioè tu dovessi andare a giocare questa partita ad Ascoli lunedì, sicuramente un po' di mal di pancia ce l'avresti. E quindi fatto di giocare al picco, devi sfruttare tutte le occasioni e credo che sarà una partita che si giocherà sul filo dei nervi. Quello che dicevo prima, bisogna stare attenti, bisogna che sia anche il pubblico ospite, se sono veramente questi numeri, io lo sai che ci sono delle partite che i grandi esodi hanno sempre creato problemi alle squadre e noi ne siamo testimoni, ahimè, in più di un'occasione. Sono partite in queste in cui la squadra, quando è più tranquilla, riesce a rendere meglio. Quindi ben vengano i 1000 da Ascoli, se saranno 1000, perché comunque si crea quell'ambiente, quel clima che devi sfruttare a tuo vantaggio dal punto di vista proprio del fatto di giocare in casa. Quindi è una partita che vale 6 punti e hai tutti gli strumenti, il pubblico, la squadra, la voglia, la motivazione, eccetera, per cercare di fare bene, partendo dal presupposto che è vero che è meglio due feriti che un morto, ma in questo caso se tu riuscissi veramente a portare a casa i 3 punti, sapendo che poi la prossima è una partita, come è stato detto, con l'Ecco che è in disarmo per anche problemi del presidente. Prima di dire che i 3 punti sono già in saccoccia, bisogna giocare. Sulla carta può essere più semplice di quella con l'altra. Certo, sulla carta. È meglio giocare al picco. Quindi volevo dire questo, e quindi devi sfruttare tutte le occasioni che si possono sfruttare per far sì che diventi una partita complicata finché vuoi, ma che sai che stai giocando in casa, che può essere determinante e può essere determinata soprattutto da tanti piccoli episodi, sono anche quelli che sono accaduti col Cittadella. Ecco, col Cittadella, quella è la misura di una partita, come devi giocare una partita con l'Ascoli, nella solita maniera, perché poi in campo i giocatori la pressione la sentono e quando dicevo prima il duello uno contro l'altro, cioè se tu sei più bravo nell'uno contro uno, sicuramente porti la partita a essere non facile, però sicuramente più semplice. Questo è quello che credo che debba fare lo Spezia e quello che credo che stia cercando di inculcare D'Angelo ai suoi ragazzi, sentendo anche quello che diceva Federico prima, cioè sul fatto che non vuole storie e che vuole intensità massima negli allenamenti e quindi anche in partita. Certamente. Okay? Grazie Marco. Alla prossima. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao. Non so se vai a fare se vai in campagna a fare il barbecue con o se l'ombrellone. Cosa vai a fare? Con l'ombrellone il picnic. Ah, con l'ombrellone, certo. Perfetto. Ciao Marco, ciao. Bene, abbiamo salutato anche Marco.
Allora, Fede, con te volevo parlare un po' anche tatticamente di questo Ascoli, come ci raccontava, come sì, ci raccontava il collega, ci saranno assenze importanti perché Falzerano è un uomo che fa la fascia sempre con molta attenzione, si è un po' trasformato nel corso degli anni, era un giocatore forse che all'inizio era più pericoloso in fase offensiva, adesso si sta un po', diciamo, forse si sta più, anche perché l'età avanza anche per lui, ci mancherebbe, molto probabilmente sta facendo più l'uomo un po' a tutta fascia, di fatica anche, ecco, l'abbiamo visto anche fare fase difensiva in maniera importante, quindi sarà per loro un'assenza sicuramente importante, logicamente anche l'assenza in attacco, perché è il loro capocannoniere, quindi è il giocatore che ha segnato di più, anche perché davanti anche l'Ascoli fa fatica a segnare, forse nell'ultimo periodo fa ancora più fatica di quanto ne stia facendo lo Spezia, quindi sicuramente sarà una partita da stare attenti molto, logicamente in fase difensiva, ma che lo Spezia potrà provare magari anche andando in vantaggio a tenerla come partita, perché io mi ricordo la partita che loro hanno fatto con la Sampdoria proprio a Genova, è vero, erano andati in vantaggio, poi sono stati recuperati e poi nel finale, quando è uscito Bellucci, loro hanno sofferto maledettamente dietro, e sino a che la Sampdoria non ha fatto il gol vittoria, con Bellucci dentro era stato più difficile, perché è un giocatore comunque che ha personalità, che ha carattere, e in mezzo hanno Di Tacchio, giocatore anche lui di mille battaglie, anche se magari non è un fenomeno dal punto di vista tecnico. È una squadra che, diciamolo onestamente, penso che sia anche inferiore allo Spezia, se andiamo a vedere dal punto di vista tecnico, però sono sempre squadre di categoria che non sono facili da affrontare. Cosa ne pensi? Sì, ci mancano dei giocatori, per me, di una certa anche importanza. Bottellini, che è un giocatore che è dietro... Sì, i difensori centrali. Non hanno, mi sa, anche Falasco, che è un terzino sinistro che lo Spezia, Massimiliano Alvini lo voleva in luglio. Falzerano, che dicevi, ce l'ha avuto Massimiliano Alvini a Perugia, ed è stato proprio Massimiliano Alvini a portarlo a fare il quinto o il quarto a destra. Infatti lui giocava nel 4-3-3 e ora gioca più, diciamo, da quinto che da mezza punta, ecco. Ma al di là di quello, i giocatori che mi piacciono sono Valzania, Di Tacchio, Caligara, sono giocatori importanti. Davanti hanno Duffizzi, che è uno che con l'uno contro uno ce la sa, è bravo. E anche se lo mette di solito nei secondi tempi, sì, diciamo. Diuris, anche lui è bravo nell'uno contro uno, se può ti salta. E poi c'è un centravanti che è una prima punta, ecco, che ha fatto molta Serie A, che è Nestorowski, che quando sta bene può farti la differenza. A inizio stagione ha fatto dei gol di una certa importanza e anche di pregevole fattura. È ovvio che se lo Spezia gioca e fa quello che vedevo oggi, per me se lo può mangiare l'Ascoli, se lo può mangiare nettamente. Siamo sempre lì. La Reggiana con lo Spezia decise dagli episodi, no? La Reggiana con lo Spezia, il primo quarto d'ora, se perdeva 3-0 non c'era da dire niente, se lo Spezia vinceva 3-0 non c'era da dire niente. Dopo al diciottesimo, io so che mi rivedo le partite, prende il palo su un cross da quinto a quinto, il quinto ci va di mezzo ginocchio, stinco, come cavolo c'è andato. Era un po' una casualità se fosse andato in vantaggio. Sì, però poi il problema... Sono gli episodi nel calcio che contano, certo. È quello che non c'è Serie B, Serie A, il problema è che se non fai gol alla fine è determinante. E quindi... Però diciamo... c'è sempre...
l'opzione verde che noi abbiamo, che è un giocatore che quando si accende può essere determinante, quindi noi ci auguriamo. Ma io non sono quello che diceva Bellucci di andare a Spezia, di dire si può vincere, ma secondo me lo sa anche lui che è difficile vincere. Però Bellucci è un centrale che io in una squadra... Che vengano a giocarsela la partita, però. In una squadra... se se la giocano ti danno anche un po' più di campo per giocare. Sì, quello sì, quello sì. Però Bellucci è un giocatore che in una squadra che lotta per la salvezza, per me è un giocatore che lo vorrei sempre. Sia in Serie A che in Serie B. Ora in Serie A non più, però in Serie B è un giocatore che si svincola e se lo Spezia si salva, secondo me... è un giocatore sul quale puntare, perché dove è andato ha sempre fatto bene, ha sempre fatto il capitano, è un combattente, quindi è un giocatore che lo stimo molto per la sua grinta. Volevo rispondere a Danilo un attimo, Fede, che poi parliamo degli altri motivi di questa partita. Appunto lui ce ne suggerisce uno, no? Questi lanci in profondità, se sarebbe il caso di far giocare Mull. Non capisco molto sinceramente il senso di questa cosa, ma non perché Mull non sia bravo, ma perché Ristov in questo momento è sempre uno dei migliori, quindi non penso che il mister decida di cambiare adesso qualcosa lì. Deve decidere il mister chi mettere, secondo me, come braccetto di destra, se Matteo sarà il giocatore che poi farà l'esterna tutta fascia. Ci sono a meno state che non fatte delle cose. Se ci fosse Kudà, ti direi che Kudà va a fare l'esterna tutta fascia e invece Matteo resta nel ruolo che ha fatto molto bene anche a Reggio, secondo me, e che aveva fatto bene anche nella partita casalinga precedente. Secondo me Matteo può fare il braccetto di destra e anzi ti costituisce quello che è un giocatore poi anche in più per la fase offensiva, sui colpi di testa, su tante cose. Detto questo, non lo so quale sarà la scelta poi finale da parte del mister. Allora, se ci sono ancora due o tre giorni, quindi in due o tre giorni, già oggi hanno fatto molto, però praticamente neanche molto. Domani, dopodomani, allora ecco già da lì. Sì, però in realtà poi considerando che la partita è lunedì, i giorni chiavi saranno sabato e domenica per fare la tattica prepartita, diciamo. E quelli fino a venerdì. Quindi c'è ancora tempo per vedere tante cose. Detto questo, Mull, rispetto, se sta bene Ristov, secondo me Mull fa panchina, ma non perché ci mancherebbe, è una questione di dinamica, è una questione di giocatore più adatto, magari, secondo me, a giocare in questa squadra in determinate... E quando Ristov gioca bene, gioca meglio anche Nicolau. Questo credo che sia una costante, no? Anche se Nicolau a volte magari sbaglia qualcosa in appoggio. Dimmi? Anche nella comunicazione, per il fatto che si vede quando vado a follow che Mull mastica poco l'italiano, cioè, capito? E quindi su certe palle, cioè, io vedo anche che fa un po' Riccardo più Taddei, comunicare, certo. Riccardo Taddei che stimo molto come collaboratore di Luca D'Angelo, ci dice le cose, ce le dice in inglese. Ci dice, capito? Anche Rocco Jureskin certe cose tattiche non le capisce in italiano, allora ci va tipo, non so, il preparatore o il match analyst o quello, ci dice in inglese, si sentono bene, cioè, quelle ormai credo che con tanti stranieri che ci sono in tutte le squadre ci vuole anche questa comunicazione un po'. È chiaro che prima impari l'italiano e meglio è, perché ti integri di più anche nella squadra, scherzi anche con i compagni Tanco, con la per stessa lingua, lo parla molto bene. Tanco lo parla già molto bene. Ma Tanco è un po' avvantaggiato, perché come sappiamo gli argentini sono un po' vicini anche a noi, anche dal punto di vista della lingua, la imparano meglio e più velocemente. Però detto questo, ci vuole anche la voglia del giocatore poi di imparare gli usi e le lingue del posto dove sono a giocare. Alcuni giocatori non lo fanno, giocano anni in Italia e li senti sempre parlare, non li senti mai parlare in italiano, quindi no, secondo me lì è poca voglia di volersi integrare. Cioè, tanto l'Adelventura è finita 1-1, ma non penso che sia un grosso problema, nel senso che dovrebbe qualificarsi lo stesso. Allora, guardavo se c'era qualche altro messaggio. Spero, dice Danilo di nuovo, spero nella qualità di Iaghiello, che sa giocare di prima, nella capacità di Verde, lì, su uno
contro uno. Beh, sicuramente a Reggio Elia ha fatto vedere ancora una volta di essere un giocatore imprevedibile, no? Che ti può andare a fare lo strappo, che ti può entrare in area di rigore. L'unica cosa è che dobbiamo essere più bravi e più cattivi anche là, quando Cassata da una parte entrava in area e Elia dall'altra entrava in area, essere più bravi anche a essere più cattivi in area di rigore. Sì, davanti alla anche... porta, davanti alla porta. Questa cattiveria nell'andare ad aggredire la palla, che è chiaro che non è che te la insegnano all'asilo e poi la porti avanti, è una cosa che ce l'hai o non ce l'hai, ci sono centrocampisti. E lì ci dei poco l'allenatore. Ma no, però puoi migliorarla, puoi col quotidiano lavoro del quando arrivi davanti alla porta segna, fai gol, non tirare a caso, cioè quando e sei infatti, in allenamento, quando sei lì devi tirare per far gol, non per, ma infatti lui si incazza che vedi i palloni che vanno, cioè, capito? E allora le fa rifare. Volte in allenamento ci vai con un po' troppa leggerezza e calci come viene, invece dovresti calciare come se fossi in partita, perché è lì che poi impari essere più cattivo anche in area di rigore. Però insomma non sono cose che dovremmo insegnargli noi, sono giocatori di serie B, quindi figuriamoci. Guardiamo altre domande. Allora qui ci fanno una domanda di mercato, perché oggi è uscita fuori questa cosa che Di Francesco dovrebbe lasciare Palermo e allora potrebbe essere un'idea per lo Spezia. Sinceramente penso che sia presto. Poi, non sai neanche dove giocare. Potrebbe essere tranquillamente che sia vero, però un po' presto, ecco, per parlare di cose di mercato, soprattutto perché non sappiamo ancora la serie in cui saremo. Noi è chiaro che ci auguriamo di essere logicamente in Serie B e noi siamo anche abbastanza fiduciosi che questo si verifichi, però è chiaro che in questo momento parlare di mercato è veramente difficile, quindi vedremo poi in futuro, perché giustamente, come dice anche lo stesso Max che ci ha fatto la domanda prima, ora bisogna pensare al campo e quindi credo che sia giusto in questo momento veramente pensare al campo. Parlavamo dell'alta intensità, quindi abbiamo visto una squadra ad alta intensità negli allenamenti, abbiamo visto una squadra ad alta intensità nella partita con la Reggiana, quindi vuol dire che noi ci auguriamo che sia un segnale di uno Spezia che sta per affrontare la parte più importante del campionato con quel qualcosa in più, anche dal punto di vista fisico, che serve. Poi se riusciamo a recuperare al meglio sia Rezza che Kudà in tempi brevi, già spero di vederli in panchina almeno nella prossima partita con l'Ascoli, sarebbe tanta roba, perché poi abbiamo da affrontare squadre che sono davanti a noi, è vero, ma il campionato di B poi non è così scontato, e squadre che poi devono vincere per forza, magari per le loro posizioni di classifica, potrebbero anche a volte vai a vincere il fianco, vai ecco, a vincere quelle partite lì e non vinci certe partite che sembrano più scontate. Noi ci auguriamo di vincere queste due, ma quello certo, prima di tutto, perché fondamentale sarebbe questo. Poi quello che succederà dopo, è vero, potrebbe anche essere che fa risultati anche inaspettati, però anche perché lo Spezia ora, secondo me, è diventata una squadra che è difficile da battere. Cioè, o gli capita proprio la partita storta, come la Feralpi, ma lì era una partita a metà settimana, con alcuni assenti, delle situazioni particolari, o ti capita una partita così, oppure battere lo Spezia, secondo me, è difficile adesso. Ma certo, ma soprattutto perché quando prima si vedevano gli allenamenti con Massimiliano Alvini, si vedevano giocatori, diciamo, che non avevano quella fame e quel fuoco, ma molti di quelli poi sono andati via e quindi dicevano: io non vedo l'ora di andarmene, e quindi, capito, gli allenamenti per loro è stato un di più, diciamo, per certi giocatori, diciamoci la realtà, si vedeva nettamente la differenza tra settembre, ottobre, novembre e da quando c'è stato poi D'Angelo. Quindi lì un giocatore che proprio dice: ma io qui ne faccio proprio poco, perché poi so che c'ho il procuratore che mi piazza a gennaio, allora, hai capito, un giocatore non tira neanche la carretta. Ma qua non c'è nessuno però che anche non la tira. Se non sarebbe, non dovrebbe essere così, lo so, insomma, però sono delle differenze evidenti, perché si vede proprio
negli allenamenti da dicembre in poi, certi giocatori, vabbè, che possono andare via, che rimaneva tale il loro impegno, ma molti giocatori dare proprio il 110% e incazzarsi anche perdere le partitine. E incazzarsi anche perdere le partitine. Questo deve essere, ma la squadra lo sta dimostrando in campo, che ora, sì, ora si allena. Sì, ma infatti la stragrande maggioranza dei punti l'hai fatta ora. L'hai fatta ora la stragrande maggioranza dei punti. Che nel girone d'andata sono stati più quelli che hai buttato per varie situazioni, varie polemiche tra giocatori, non compattezza di squadra, che ora. Sicuramente. Allora, per chi ha voglia di rimanere poi collegato sui social, insomma, per vedere un'altra diretta, alle 21 avremo una diretta, ci sarà Elia che abbiamo salutato prima, praticamente la diretta dei nuovi ragazzi della SC & Co, che è la branca della SC di prima, che si è riformata, insomma, dopo dei problemi societari, diremo noi, no, a parte gli scherzi, insomma, ci sono stati degli scherzi tra loro. Detto questo, si è riformata una nuova SC e stasera alle 21 sul canale di Elia, appunto, Elia de Italian Guy, potrete andare a rivedere un'altra diretta, appunto, con loro dalle ore 21. Quindi se avete voglia di farvi una panciata di spezia per tutto questo lungo fine pomeriggio, inizio serata, noi tra poco invece vi lasceremo, logicamente Spagna-Brasile perché... stasera c'è alto Federico calcio. Pensa a Spagna-Brasile, c'è chi pensa Spagna... che ne so, a vedere Sinner, a vedere il tennis, altri che pensano a vedere altre nazionali perché magari hanno giocatori impegnati. Ecco, Federico, ti volevo sì. L'Italia intanto a 15 punti, vabbè, prima ancora nel girone, chiaramente parlo sempre dell'Under 21, non ho visto nemmeno se è entrato più Esposito oggi o no. Ecco, andiamo al fratello invece, no? Quanto è stato importante per lui l'arrivo di Nogi e quanto lo stesso Nogi dice che sia importante per il suo gioco l'essere vicino a uno come Salvatore Esposito. Direi che si sta formando una coppia di centrocampisti molto affiatata e che può essere la chiave di questo Spezia, no? Dal punto di vista sia difensivo, perché sono due recuperatori di palloni entrambi, e sia dal punto di vista propositivo, anche se continuano, ho detto qualcosa in settimana, ancora polemiche, il giocatore vale tale, vale tot, non vale tot, vale lo Spezia. No, diciamo che prima... è un giocatore, scusa Federico, finisco, è un giocatore che dallo stesso D'Angelo è stato definito come fondamentale per lo Spezia, e un giocatore anche che potrebbe essere un prospetto del calcio italiano, l'ha detto D'Angelo, non l'ho detto io. Quindi un conto è il tifoso che vede nel giocatore i difetti che vede, non lo so, lo vuole criticare, tutto quello che volete, un conto è chi ci gioca assieme, oggi è stato chiaro dopo Reggio, e anche dello stesso allenatore, che ne parlano strabene, ma non è che un allenatore deve parlare strabene di un giocatore per forza, no? Se ne parla bene vuol dire che ci sono dei motivi ben precisi e che il giocatore è veramente importante, soprattutto adesso, secondo me, che si è elevato qualche fisima, che si è elevato qualche fronzolo e che con oggi si trova benissimo. Non a caso quando giocano, proprio nella partita in cui non hanno giocato assieme dall'inizio, è stata la partita che abbiamo perso con la Feralpi, quindi questo fa capire, è stata l'unica partita persa dallo Spezia in questo periodo, e quindi questo secondo me dice moltissimo di quanto siano importanti questi giocatori assieme in questo momento davanti alla difesa. Dico bene, Fede? Sì, anche per il fatto che hai due play, protezione lì davanti e ovviamente le mezzali, no, che vadano più improntate, diciamo, più per giocare la palla, e, o i tre quarti che giocano nella tre quarti hanno più, diciamo, più palloni pronti da stoppare e poi o puntare la porta o crossare o calciare in porta, sempre quelle tre soluzioni che poi dice anche Luca D'Angelo in allenamento, no, che le ripete sempre. Quindi alla fine
Salvatore Spoito, secondo me, è un giocatore che non ce n'è in Serie B di quel potenziale. Con Nogi sono due giocatori che sono complementari per il fatto che entrambi prendono molti palloni e hanno una capacità di impostazione di gioco che di giocare poi, cioè è gente che sa giocare sia in orizzontale, sa giocare in verticale, sa giocare in diagonale, sa alzare la palla quando c'è da alzare la palla, duelli vinti, sono duelli, cioè sono un sacco di duelli vinti, eppure non sono due giocatori. Allora, Esposito è alto quanto me, e Nogi non è uno di quelli di 1,85, cioè sono due giocatori che, ti ripeto, essendo complementari, allora puoi giocare a due e hai anche più una manovra. Quello che diceva in conferenza stampa Luca D'Angelo, più improntata sull'ampiezza, no? Per avere più cross, per buttare più palloni, diciamo, già anche da lunedì, dentro l'arietta piccola, dove allora lì Esposito, Junior e Moro, o chi gioca, dovrà farsi trovare sempre pronto. Però ecco, non è più il calcio di Alvini che si giocava più in verticale, quindi giocava con un play che verticalizzava sempre. Prendevano palla e si verticalizzava. C'aveva pochi principi il calcio di Alvini, però aveva un calcio che, se lo fai bene, è un calcio di una certa importanza. Diverso. Sì, certo. È diverso. Peraltro Salvatore è uno di quelli che, se andiamo a vedere le statistiche, a parte il recupero palloni, a parte i passaggi giusti, eccetera eccetera, è anche uno di quelli che crossa tanto nonostante non giochi, sì, sulle fasce. Sì. Dai suoi cross sono nati diversi gol, magari non un sacco come di gol, un sacco diretto, di gol, non come assist diretto, ma come assist poi, diciamo, come inizio azione che ha portato poi al gol. Sì, ma ti potrei dire col Modena all'ultimo minuto il cross è stato il suo, col Catanzaro il primo cross è stato il suo, ad Ascoli all'andata la punizione è stata la sua, cioè, per dire. In altri gol anche in casa ha inciso poco prima del gol con i suoi lanci in area di rigore. Detto questo, è un giocatore che ha determinate caratteristiche. Forse sì, si pretende da lui qualcosa di diverso ancora. Sì, è logico che se fosse ancora più bravo non sarebbe allo Spezia in questo momento, sarebbe rimasto in Serie A in qualche squadra importante. Ma no, ma sai, ma perché molta gente, io ci ho parlato. Però ha ancora margini di crescita, secondo me. Ma io ci ho parlato con la gente a Follo, no? E la gente dice, ha fatto gol al Milan, hanno calciato quella punizione lì, ma vabbè lì, ma di là, ma gli è venuta una volta. Non è che basta la punizione, eh? Intendiamoci. Sì, no, ma perché lui le batte bene le punizioni, perché poi può succedere anche di battere male i calci d'angolo una volta, male una punizione, no. Nessun giocatore, nemmeno dei più bravi, riescono a far tutti i passaggi giusti, quindi... Da quel punto di vista lì è un giocatore, secondo me, che sarà fondamentale in questo finale. Però quello che volevo dire è l'importanza in questo momento, appunto, di questi due ragazzi davanti alla difesa, che hanno veramente cambiato lo Spezia anche in fase difensiva. Poi è chiaro che può capitare ancora che si prenda gol, perché in B ci sta che prendi gol, perché ci sono le partite sono tutte difficili, sono tutte partite. Quello sì, ti dico una cosa, se ce la facciamo, perché lo dice anche D'Angelo, lo dice anche, che si incazza perché dice alle prime palle che ti giocano contro prendi gol, alle prime azioni nitide prendi gol, è una squadra che si vuole salvare, ovviamente non può prendere gol alle prime palle, capito? Cioè, ma crei un sacco di azioni, non concretizzi. Bisogna alla essere prima più bravi anche a uguale con la Ferrari Pisalò, no? Con la Ferrari Pisalò ha fatto due azioni nitide e cioè, al di là che in una c'era un fallo, però tu prendi gol, cioè, quindi hai capito, poi sei sempre a rincorrere, bisogna essere, quindi, più bravi, certamente. E su quello io credo che loro stiano cercando di fare dei progressi. Ecco Fede, siamo proprio in chiusura, sì. Ringraziamo anche chi ci ha seguito fino a questo punto. L'ultima domanda che ti vorrei fare è chi metteresti, appunto, per la mancanza di,
di Cassata, che potrebbe essere una soluzione, sempre che Kudà non sia ancora pronto, ma non penso che venga inserito. No, no, oggi ha fatto in campo dall'inizio. Vabbè, è chiaro che cioè, anche su di lui stanno andando abbastanza con i piedi di piombo, proprio perché anche il suo era un infortunio dove c'era il tendine di mezzo, insomma alcune cose da stare abbastanza attenti, quindi anche lui verrà monitorato, forse verrà portato in panchina, ma non si sa ancora, quindi tra l'altro con un new look che oggi l'ho scambiato per un nuovo, dicevo ma chi è quello lì? E si è fatto un look che sembrava Sanka, uguagliente. Ah, ho capito, quindi si è rasato i capelli? Lo vedrete se... No, era un nuovo giocatore, ecco, era Kudà, non era un nuovo giocatore. No, è fatto, ti ho scritto, ma qui c'è un nuovo giocatore, invece era Kudà, hai capito? Perché... Beh, è difficile che venga un nuovo giocatore a due mesi dalla fine del campionato, quindi è un po' raro che possa succedere, insomma, a meno di due mesi dalla fine del campionato che arrivino giocatori nuovi, anche perché non si possono nemmeno più prendere gli svincolati. Ma detto questo... la domanda che ti facevo appunto, ti stavo rispondendo, ma io non lo so, ti dico chi, cioè dipende quello che, se vuoi sapere quello che hanno fatto oggi, ma non mi va di dirlo, però io ti dico, io farei giocare, quello che hanno fatto oggi secondo me ha poco senso, è martedì, cioè chiedere a te se ti giocavi i tre lì, uno si può fare un'idea già anche contro, poi io cambiando la soluzione possa essere più immediata, perché lo ha già fatto lo Spezia tante volte, è quella di metterci Matteioli. Poi è chiaro che magari poi può trovare anche una soluzione differente, però ha fatto sembra... delle cose differenti. Ma può aver provato anche la difesa 4, cioè ci sono cose secondo me che possono essere viste proprio in vista della mancanza dell'esterno di centrocampo di destra, o meglio l'esterno di destra ci sarebbe perché Elia, abbiamo visto Jaroskin nell'amichevole con la Primavera, però è un giocatore che il mister per il momento non ha fatto entrare nemmeno 10 minuti e non penso che giochi titolare, quindi insomma ci sono cose ancora da valutare. Lo vedremo nel corso della settimana, anche perché è lunga arrivare alla partita. No, ma poi mancano i nazionali, mancano lì le soluzioni, certo, sono molte. Vedremo cosa proverà il mister. Ti potrei dire per chiudere, non so, potrebbe giocare Iagello nei tre davanti con Verde di là, Iagello a destra e Bandinelli con Verde di là, non lo so sinceramente, cioè, Verde lontano dal suo piede sinistro difficilmente. No, Verde sempre si dice sempre esterno a destra, sì, però potrebbe giocare Iagello esterno di là, è capito, okay. E Bandinelli fare quello con Elia di qua, va bene, è quello che è stato fatto oggi, dai, potrebbe essere anche quella, Iagello sulla fascia, che può fare tranquillamente, al Genoa l'ha fatto, magari più... Poi vedrai quante ne faranno da qui a... infatti, sicuramente tante prove. Perfetto, grazie Federico di essere stato con me fino adesso, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato anche buon questa Spagna-Brasile, vedetevi Spagna-Brasile. Gli appuntamenti logicamente la settimana saranno giovedì sera, ci vedremo. Con Voglia di Spezia, questo giovedì ci saremo e quindi prepareremo anche lì la partita con l'Ascoli, con le nuove novità, diciamo. Come saprete c'è la possibilità di comprare il mini abbonamento per queste tre gare, anche compresa quella con la Sampdoria, sempre in casa, insomma gare molto importanti, ci vuole tanta presenza di pubblico e su questo siamo sicuri che lo stadio risponderà, gli spezzini risponderanno e anche la squadra logicamente risponderà. Quindi per noi invece, per quanto riguarda il live del martedì, saremo regolarmente in onda il martedì prossimo, dopo la partita, proprio il giorno dopo della partita con l'Ascoli, per parlare diffusamente e per preparare quella successiva. Grazie ancora Federico, grazie a tutti voi per essere stati grazie con a tutti noi voi. Fino adesso. Arrivederci. Buona serata, grazie. Ciao Fede. Ciao.